Claudio Borghi, esponente della Lega e uno dei consiglieri economici più ascoltati di Matteo Salvini. Buongiorno Borghi, le novità più importanti, l'assegno unico familiare. È un ottimo strumento soprattutto per i lavoratori dipendenti. Il Covid-19 ha frenato l'economia, ma a breve potrebbe arrivare un sostegno importante, l'assegno unico familiare. La consigliere economico della Lega, Claudio Borghi, come giudica l'assegno unico familiare? Però mi lascia anche domandarle, visto che Salvini l'ascolta molto sulle materie economiche, sta cercando di convincerlo anche sulle questioni politiche, sull'opportunità del suo atto di ribellione. Lei voterà no contro il taglio dei parlamentari, perché quello sarebbe una spallata al Movimento 5 Stelle e forse anche a questo governo. No, guardi, c'è un titolo abbastanza impreciso oggi su Repubblica. La mia motivazione non è dare la spallata al Movimento 5 Stelle per il no ai parlamentari. Io sono sempre alla riduzione dei parlamentari, io sono sempre stato contrario, perché la Costituzione, quando si tocca, alla fine si capisce sempre che c'era un motivo perché era stata fatta così. Ogni volta che si è voluto giocare con la Costituzione, poi ci si è trovati con una situazione peggiore. Vi faccio un esempio fra tanti. Io sono stato eletto per la prima volta in Toscana come consigliere regionale, sono stato eletto dopo il taglio dei consiglieri. I consiglieri in Toscana erano 55, con gli stessi argomenti sciocchi con cui si parla adesso del taglio dei parlamentari, sono stati ridotti a 40 pensando che tutto sarebbe stato molto meglio e tutto più bello. Beh, io appena entrato in Consiglio regionale Toscana mi sono reso conto di una cosa, che tanti territori non avevano rappresentanza da parte dell'opposizione, c'era solo il consigliere di maggioranza, Grosseto, Massa. Okay. Quando si diceva, ma Grosseto come vanno le cose? Tutto bene, tutto bene. Benissimo, perché non c'era la voce dell'opposizione. Quindi la sua è un'opposizione, diciamo, nel merito. Dal punto di vista dei cittadini, perdere i propri rappresentanti difficilmente li farà stare meglio. Certo. Quanto all'assegno unico familiare, sembra un provvedimento che porta ordine. Sull'assegno unico era anche una nostra proposta, quindi va bene, bisognerà vedere poi nel dettaglio, perché fino adesso c'è un quadro normativo, non c'è di dettagli, ce ne sono molto pochi. Tuttavia stiamo parlando di questioni ordinarie, vale a dire un riordino di cifre che alla fine, come sempre, quando c'è un riordino qualcuno si troverà meglio, qualcuno si troverà peggio, e sperabilmente ci sarà un po' di semplificazione. Però capisce, voi avete fatto iniziare la puntata con un dato terribile, questo meno 13% del PIL, che è una cosa senza precedenti. Attenzione, è una cosa senza precedenti, anche qui i titoli di oggi che dicono che è il dato più basso dal 95, come per far credere che nel 95 invece andava, le cose erano peggiori, sono totalmente fuorvianti. Nel 95, certo. In un'altra Italia che aveva la sua moneta, che senza le regole europee si cresceva del 3% del PIL, eravamo davanti alla Germania, eravamo davanti alla Francia, basta andarsene a vedere. Chiaro. I dati. Quindi chi scrive il dato peggiore dal 95 dice che si comincia a rilevarlo in questa maniera dal 95, ma non ha minimamente senso. E ripeto, qui ci vogliono cose straordinarie, certo. L'assegno unico non è una cosa straordinaria. Lo voglio chiedere a Pietro Paganini, che insegna economia alla Temple University of Philadelphia. Questo assegno unico familiare, secondo lei, professore, è una buona notizia per le famiglie, perché gli risparmierà tempo ed energie nella giungla dei bonus, o è una buona notizia per le famiglie perché gli arriveranno più soldi in tasca? Guardi, mi faccia cominciare con una battuta per sdrammatizzare, ma nel 95 non c'era ancora la Lega, era appena nata, quindi le cose hanno cominciato ad andare male quando è arrivata la Lega. Battuta a parte, per provocare, mi sembra, naturalmente. Ma che cosa dice? Scusi. In generale era una battuta. In generale, anche perché nel 95 aveva governato quasi un anno, effettivamente. Vorrei capire dal governo quale sarà nei prossimi mesi la linea di condotta, al di là degli spot elettorali, perché poi questi al momento
risultano essere più spot elettorali che riforme in una vera riforma organica. Tra poco arriveremo anche a parlare di questo grande cantiere. Comunque, della per la cronaca, nel 95 la Lega era al governo, così. Perché magari la memoria mi faceva difetto, no, l'ho fatto, però sono andato a ricontrollare nel 95, governo l'ho Berlusconi 1, la Lega era al governo. L'ho fatto notare sommessamente anch'io, Claudio Borghi, ma era evidentemente una battuta di spirito. Borghi. Stiamo all'oggi, così evitiamo di dover consultare i manuali di storia. Intanto voglio chiedere a Claudio Borghi se, alla luce di quella tempesta perfetta il 15 di ottobre di cartelle esattoriali, occorrerebbe immaginare un provvedimento di pace fiscale, di condono, o se non c'è il rischio che indicava Caporale che si vanno ad aiutare non solo i soliti furbi, ma coloro che proprio non hanno bisogno di essere aiutati dal punto di vista della liquidità. Ma vedete, io in una situazione come l'attuale, io posso capire la mentalità di Caporale, che se ci sono due persone, uno in estremo bisogno e una invece che potrebbe fare il furbo, allora piuttosto non do niente a nessuno dei due, no? Per timore che arrivi qualcosa al furbo. Bene, io sono stato lavoratore dipendente per tutta la vita, quindi non ho mai sgarrato di un centesimo, pagato una cifra di tasse che è difficilmente immaginabile. Tuttavia, in questo momento, io penso che la lotta all'evasione fiscale sia l'ultimo dei problemi che dobbiamo avere. Perché se buona parte delle attività che, virgolette, possono evadere sono in ginocchio, ma di che cosa stiamo parlando? E io non so quale balneare abbia visto Caporale che ha il fatturato più 60% rispetto all'anno scorso, perché la stagione magari non è soltanto la folla di agosto, guardi che a maggio non c'era nessuno, a giugno non c'era nessuno, a luglio hanno iniziato a metà mese, già adesso non c'è nessuno, in buona parte delle isole con terrorismi che sono stati fatti fra la Sardegna e cose di questo tipo. Quindi io sinceramente non vedo un tessuto posto economico libero, che è sotto zero. Io vedo che in questo momento il tessuto economico è al collasso, e tutta questa diciamo fantasia dei risparmi che aumentano, ma guardate che i risparmi aumentano semplicemente perché non ci sono le spese. Se il lavoratore dipendente doveva comprare una macchina e non l'acquista, in questo momento sembra che abbia più soldi perché il suo stipendio, certo, l'ha avuto lo stesso e ha dei soldi sul conto corrente, ma non ha comprato la macchina, e in questo momento significa che mette in crisi il concessionario, certo, d'auto, chi lavora nel concessionario d'auto, chi tra produce l'altro l'auto. Quindi bisogna capire che in questo momento il sistema economico è in un infarto, tra bisogna l'altro, mettere dato sui, in consumi, circolazione denaro senza pensarci troppo. Allora, il dato sui consumi è stato fotografato oggi con dei numeri particolarmente impressionanti da Confcommercio. Si parla di una riduzione, aiutami Lidia, di 116 miliardi, è possibile? Sì, Francesco, l'avevamo vista stamattina un'agenzia che parla proprio del fatto che il Covid abbia bruciato 116 miliardi di consumi nel 2020, dato Confcommercio. A proposito di quello che diceva Borghi, Paganini, voglio chiedere se lei condivide l'affermazione molto forte che ha fatto poco fa l'esponente della Lega: l'evasione fiscale è l'ultimo dei problemi di questo paese. Le chiedo di rispondermi solo dopo aver visto questo servizio in cui fase, attenzione, questa fase, no, certo, in questo momento, non dopo, ecco, l'esperimento che sta mettendo in campo il governo di favorire i pagamenti con monete elettroniche e come dire, scongiurare quelli con la moneta tradizionale. L'onorevole Borghi è stato persino soft in questo, quindi non per par condicio rispetto alla battuta di prima. Ha ragione, cioè l'ultimo dei problemi, e forse in questo momento è addirittura un problema che è bene avere, perché ci sono purtroppo delle aree del paese che senza, o dei settori del paese che senza economia sommersa oggi non camperebbero, e questo è un fatto che in Italia va in qualche modo affrontato, che non vuol dire giustificare lavoro nero, lavoro vero, la famosa battuta, ma significa riconoscere che c'è un problema che deve essere in qualche modo affrontato. È chiaro che durante la pandemia affrontarlo vuol dire uccidere quei settori economici che campano oggi
attraverso quello. Uno degli architravi del piano di rilancio europeo è quello di puntare sul green, su politiche ecosostenibili. Giusto allora fare la guerra al diesel, abbattere tutte quelle agevolazioni fiscali che ancora consentono di tenere il prezzo basso e magari arrivare a far pagare agli italiani il diesel a 2 euro. Come la vede questa possibile guerra al diesel di cui il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, parla? Peraltro ne parlava anche quando era al governo con voi, eh? Sì, sì, lo so bene, perché noi avevamo nel programma quello di tagliare le accise come primissimo provvedimento e non abbiamo potuto farlo perché il Movimento 5 Stelle era contrario, dato che per loro tagliare le accise era un incentivo a usare la benzina, mentre invece loro volevano le automobili elettriche. Ma io, per carità, uno può scegliere quello che vuole, eh. Gli incentivi per comprare le auto elettriche vanno benissimo, basta che si sappia che non è che l'elettricità con cui si ricarica la macchina viene fuori sfregando i gatti, perché a me sembra che qua la gente dice oh che bello l'auto pulita, e poi magari l'elettricità per caricare la macchina viene da centrale a carbone, cioè quindi c'è veramente una faciloneria con cui Claudio si gestiscono Borghi queste situazioni. Claudio Borghi viene dalla città che ha dato i natali ad Alessandro Volta e oggi ci ha spiegato in questa nuova rivisitazione delle teorie galvaniane per cui l'elettricità non si fa con le rane ma con i gatti. Ottimo, lo mettiamo agli annali della televisione. Cioè, torniamo a stare però con i piedi per terra, perché la anche perché le rane non producono elettricità, servivano per vederla, viceversa se sfreghi il gatto un po' di elettricità statica ci siamo presi un momento di sorriso. Una macchina la carichi così è più probabile che la carichi con altro. Carlaruocco, ci dobbiamo fermare perché il nostro tempo a disposizione è finito. Ringrazio anche e un saluto speciale non solo a Claudio Borghi ma anche al suo gatto, sperando che insomma non provi a fare esperimenti strani con l'energia elettrica. Fermiamoci.